Ecco Abraham Lee Shakespeare. Shakespeare è un uomo buono di 42 anni, proveniente da Lakeland, in Florida. È un lavoratore occasionale che guadagna da vivere guidando dei camion per una piccola società. I suoi bassi salari coprono appena le sue spese, ma è l'unico lavoro che può fare, visto che è quasi analfabeta. Un'ironia della sorte per uno che porta un nome come il suo, ma il poveretto non ha avuto la fortuna di andare a scuola. Shakespeare vive quindi al limite della precarietà, ma è lontano dall'immaginarsi che la sua esistenza sia sul punto di cambiare in modo totale. Il 15 novembre 2006, Shakespeare e il suo collega Michael Ford sono in strada in direzione di Miami, in cui devono consegnare carne a dei ristoranti. I due uomini decidono di fermarsi in una stazione di servizio per comprare delle sigarette e del caffè. Ford chiede allora a Shakespeare se vuole una soda, ma quest'ultimo non ha sete. Tende allora a Ford $2 e gli dice di comprargli piuttosto due biglietti di lotteria. La sera, quando torna a casa sua, scopre che ha appena intascato il grande premio. Infatti, uno dei due biglietti è il super vincitore e il montepremi si eleva a non meno di $30 milioni. $30 milioni, una somma stratosferica che il povero camionista non avrebbe mai potuto accumulare, anche lavorando durante 10.000 anni. Per farsi pagare i suoi guadagni, Shakespeare può scegliere tra dei versamenti annui a vita, oppure un montepremi da $16 milioni in una volta sola. Il brav'uomo sceglie quest'ultima opzione e appena ha il denaro inizia a condurre la vita da ricco. Il suo primo acquisto è una bella casa situata in una residenza privata e di cui il costo sfiora $1 milione. Shakespeare si compra anche una Nissan Altima, così come un orologio di seconda mano della marca Rolex, che ha potuto negoziare da uno strozzino. Come puoi osservarlo, non sono degli acquisti eccessivi. Non ci sono Ferrari testa rossa, né Lamborghini Gallardo, e tantomeno dei gioielli in diamanti bling o dei jet privati. Perché Shakespeare non vuole dilapidare inutilmente la sua fortuna? Ma non è tuttavia avaro. Perché questo bravo quarantenne pensa anche alla sua famiglia e ai suoi amici stretti, a cui fa dei regali costosi da quando il suo conto in banca glielo consente. Shakespeare avrà quindi distribuito centinaia di migliaia di dollari al suo entourage, ma tutte le persone che conoscono Shakespeare, da vicino o da lontano, vogliono la loro fetta di torta. Shakespeare è ora esasperato, perché tutti lo sollecitano per del denaro. Il suo caro collega Ford, per esempio, gli chiede ora $1 milione. Ford pensa che, visto che è lui che gli ha fatto la commissione, dovrebbe avere una parte, ma da qui a chiedergli $1 milione è completamente esagerato. Shakespeare rifiuta, ovviamente, e Ford non trova nulla di meglio che citarlo in giudizio. Ford dichiara al giudice che Shakespeare gli ha rubato i biglietti della lotteria, tra cui quello vincente. Ma i magistrati non sono ingenui e la denuncia di Ford viene infine respinta. Shakespeare non dorme, tuttavia sonni tranquilli, perché da quando ha vinto alla lotteria ha l'impressione che tutti siano contro di lui e che siano tutti dietro al suo denaro. Inizia allora ad isolarsi, preferendo evitare di uscire per non incontrare le persone che conosce. Ma anche così, il suo telefono continua a suonare senza sosta. Shakespeare ha davvero il morale bassissimo e non si fida più di nessuno. È esattamente in quel momento che la giovane bionda Doris Moore entra in scena. Colei che si fa affettuosamente chiamare D.D. si avvicina a Shakespeare e le dice di essere commercialista. In sostanza, le dice che può occuparsi del suo denaro per lui e che può persino farlo fruttificare. D.D. riesce così a convincere abbastanza facilmente Shakespeare di affidarle la sua fortuna. La ragazza ha ovviamente qualcos'altro in mente. L'obiettivo supremo di D.D. è semplicemente di appropriarsi di tutto il denaro di Shakespeare. Ed è esattamente ciò che riuscirà a fare, visto che riesce a trasferire tutti i beni di Shakespeare al suo nome, approfittando dell'ingenuità del buon milionario, le fa firmare tutti i documenti che vuole, senza la minima obiezione da parte sua. D.D. ha ormai il controllo sulla fortuna di Shakespeare ed è quindi lei che ora fa la bella vita. Per iniziare, si compra uno stupendo Hummer di oltre $90.000 e poi una Chevrolet Corvette per il suo ragazzo, dei vestiti di grandi marche e dei gioielli, delle tonnellate di gioielli. E Shakespeare dov'è? Nessuno lo sa. Nessuno ha visto Shakespeare da mesi. La sua ultima apparizione in pubblico risale al mese di aprile 2009. La sua famiglia e i suoi cari iniziano a preoccuparsi. D.D. li rassicura. Si nasconderà sicuramente da qualche parte per evitare le persone che gli chiedono continuamente denaro. La risposta convince tutti, perché sanno tutti che Shakespeare ne ha davvero abbastanza e gli si chieda sempre denaro. Ma i mesi passano e Shakespeare non dà più nessun segno di vita. Sua madre è terribilmente preoccupata, ma D.D. prova con tutti i mezzi di calmarla. Un giorno riceve un SMS da suo figlio che le dice che va tutto bene, che non deve preoccuparsi per lui. Solo che ecco, invece di essere rassicurata, questo SMS la terrorizza, per il semplice motivo che sa che suo figlio non sa né leggere né scrivere. Quindi non è di sicuro Shakespeare che le ha mandato questo messaggio. Quindi la madre di Shakespeare decide di contattare la polizia per segnalare la sua scomparsa. L'indagine è in fase di stallo all'inizio, perché molti elementi restano oscuri. Ma gli inquirenti finiscono per seguire il detto «seguite il denaro». Scoprono così che tutti i possedimenti di Shakespeare sono passati tra le mani di D.D. Confrontata a questo proposito, tenta di giustificarsi, ma gli inquirenti sanno che c'è qualcosa sotto. E D.D. nasconde sicuramente qualcosa di terribile. Quindi scava
scavano questa pista e finiscono per scoprire che la formosa bionda è dietro alla scomparsa di Shakespeare. Scavando di più, scoprono con orrore che Didi ha ucciso Shakespeare e lo ha sepolto nel proprio giardino. Ha persino spinto il vizio fino a versare una lastra di cemento sul buco, in modo da evitare che l'odore nauseabondo si diffonda. Didi viene quindi arrestata e condannata all'ergastolo, senza possibilità di libertà vigilata. Aveva 37 anni al momento dei fatti e trascorrerà il resto dei suoi giorni dietro le sbarre.